my love. Welcome to Cat TV. My love, the Cat TV. With Imadren as the star guest. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video riguardo il Zero Waste, ovviamente. E questo video mi è venuto in mente perché volevo farlo da tanto. Perché è una domanda che mi fate spesso e l'altro giorno un mio amico mi ha fatto la stessa domanda in seguito a dei commenti poco carini che ho pubblicato sulle stories di Instagram, dove appunto mi chiedeva: ma come vive lui la tua ecologia, il tuo zero waste, questa cosa qua, com'è che la vive lui? So che forse questo video avrebbe avuto più senso se l'avessi fatto con lui e avrebbe risposto lui alle domande, ma visto che non avevamo delle domande specifiche, mi ha solo detto come la vive lui, se fa le stesse cose che faccio io, se fa attenzione, eccetera, eccetera, credo di poter rispondere, insomma, al suo posto, mettiamola così. Poi vabbè, ovviamente se volete un video con lui, perché vi fidate più della sua parola che della mia, va bene lo stesso. Prima di tutto, io e lui conviviamo da 2 anni e mezzo circa. Ovviamente adesso siamo sposati da un mese, però bene o male abbiamo sempre vissuto insieme. Il primo anno in cui ci siamo conosciuti io vivevo con dei coinquilini, lui viveva con una coinquilina, quindi il primo anno della nostra relazione abbiamo vissuto ognuno a casa sua, diciamo. Quando abbiamo iniziato a vivere insieme, comunque le cose non è che siano cambiate, esagerate, oh my god, perché avevo in mente di fare un video sulla convivenza, su cosa significhi convivere, se cambia qualcosa, un po' anche un Italy versus Canada, dell'opinione che si ha sulla convivenza, e se vi interessa lo posso fare assolutamente, se vi interessa che lo faccia con lui, vabbè, posso anche farlo con lui, se no lo faccio da sola, e vediamo un po'. Quindi sì, diciamo che io e lui non avevamo mai avuto grossi problemi con la convivenza, nel senso che noi due non andiamo d'accordo, lui è una persona molto tranquilla, non abbiamo mai litigato, onestamente so che è una cosa che possono dire tutti, ma vi giuro che non abbiamo mai litigato per il semplice fatto che lui è una persona molto molto paziente. Io sono quella impaziente, quella con un carattere un po' di merda, lui invece è una persona molto paziente, quindi diciamo che non abbiamo mai avuto discussioni sul nulla, però non abbiamo mai avuto discussioni sulla convivenza, su come si viviamo insieme, diciamo. Quindi sulla questione zero waste, per rispondere alla domanda, giusto per non perdermi nel discorso come al solito, sulla questione zero waste, lui mi ha sempre supportata nella cosa. Io un giorno all'altro ho detto: guarda, io vorrei fare questa cosa, gli ho fatto vedere dei video, gli ho spiegato un po' alcune cose, si è guardato certi documentari con me, eccetera eccetera. Quindi lui giustamente, l'unica cosa che ha fatto è stato supportarmi. Già io quando sono diventata vegetariana, lui ha deciso di mangiare le stesse cose che mangio io a casa. Io a casa, come ho già detto, mangio quasi vegano praticamente, perché non compro latticini e non compro appunto la carne. Quindi lui non è vegetariano, non è vegano, lui mangia di tutto, solo che a casa semplicemente lui ha deciso di mangiare le stesse cose che mangio io. Io non gli ho mai imposto la cosa, gli ho detto: guarda che se tu vuoi mangiare la carne possiamo comprare la carne, cioè non è che la cosa mi dà fastidio, però lui ha detto: no, io voglio mangiare quello che mangi tu, mi piace mangiare le stesse cose insieme, prepariamo le cose insieme, quindi niente, alla fine quindi se andiamo a mangiare fuori magari si mangia la carne o roba così, però non sempre. Ultimamente vedo che anche quando andiamo a mangiare fuori decide comunque di prendere l'opzione vegetariana. E vi dico, mi fa molto piacere questa cosa perché non è una cosa da tutti, cioè non è stata una cosa che io gli ho imposto, e neanche mi aspettavo che lo facesse, perché appunto ho detto non è, cioè l'essere vegetariano è una scelta, quindi non è che se tipo lo faccio io allora tu lo devi fare per forza, solo perché stiamo insieme, solo perché viviamo insieme. Quindi questa cosa, vi dico, su queste cose lui è molto comprensivo, capisce il mio punto di vista. Ovviamente io torno a casa tutti i giorni dove dico che si boicotta qualsiasi brand che esiste al mondo, e vabbè. Un'altra cosa positiva è il fatto che comunque lui non è una persona che compra cose, non compra stronzate, non fa shopping più di tanto, quindi su quella questione non è che ho dovuto educarlo, per dirvi, non è che gli ho detto: ah, guarda che si devono evitare questi brand, eccetera eccetera, perché lui veramente non compra mai niente, sono quasi io a doverlo obbligare di comprarsi qualcosa quando ne ha bisogno, o gli compro io le cose magari nelle occasioni tipo compleanni, cose. Perché altrimenti lui è molto zero waste su quella cosa. Ha gli vestiti che aveva 15 anni fa, magari non 15 perché è cresciuto molto, però nel senso è molto poco sprecone per quanto riguarda quelle cose. Giustamente da quando ho iniziato questa cosa di zero waste fa molta più attenzione anche lui,
sia fuori, sia in casa, sia quando fa la spesa, perché non sempre riusciamo ad andare a fare la spesa insieme, non sempre riusciamo a fare le cose, cioè una volta magari vado io, una volta magari va lui. Quindi da quando io, diciamo che l'ho, come si dice, addestrato, si può dire, su come fare la spesa al meglio, lui da allora cerca di seguire le cose. Poi giustamente, cioè, ogni tanto capita che si compri delle cose che ne so, si compra la vaschetta di gelato, cioè ok, viene in plastica e tutto, però allo stesso tempo io il gelato non lo mangio più di tanto, e se lui vuole mangiare il gelato non è che gli dico stronzo, non stai mangiando il gelato, cioè cerco anche di non proprio imporre ogni cosa che faccio io, di imporla a lui, però nonostante tutto fa comunque almeno un 80% di quello che faccio io, e quindi la cosa mi fa molto piacere. Gli ho regalato la borraccia perché lui prima era un po', diceva sempre che le borracce avevano un sapore di alluminio, e dicevo sempre non mi piace, cioè il sapore di metallo, sono riuscita a trovare una borraccia che gli piace, adesso se la porta sempre dietro, quindi sono molto felice della cosa. Non che prima comprasse grandi cose, bottiglie di plastica o roba, aveva una bottiglia fatta proprio in plastica direttamente, solo che durante l'estate con la bottiglia non era comoda perché era anche molto grande. Poi anche sulla questione cibo, cerca sempre di prepararsi anche lui il pranzo a casa, giustamente lui adesso ha la mensa a scuola, quindi ogni tanto può mangiare in mensa, su quello non ha problemi. Io per esempio ho più problemi perché vicino al mio lavoro o vado a spendere almeno $15 di cibo, quindi per questo che io cerco di farmi sempre il pranzo, anche per una questione che non voglio spendere tutti quei soldi. L'ho portata anche qualche volta nei thrift shop, solo che ci sono alcuni thrift shop che non hanno molta scelta maschile, ma perché a mio parere è proprio una questione del fatto che le donne comprano più che gli uomini. Lo so che può sembrare una cosa sessista in questo momento, però è vero che ci sono, le donne comprano più vestiti rispetto agli uomini, quindi giustamente nei thrift shop ci sono più doni rispetto di cose femminili rispetto a cose maschili, proprio perché magari tendono a cambiare l'armadio più facilmente rispetto agli uomini. Lui, vi dico, è uno che non cambia molto, cioè non è che butta le cose, anzi, quando abbiamo fatto declutter alcune cose l'ho costretto a buttarle via perché erano cose veramente che non metteva mai ma che teneva là così tanto per. Quindi diciamo che da questo punto di vista, vi giuro, io ho una convivenza molto pacifica e la questione zero waste non si è mai posta in mezzo a cose, cioè l'unica cosa che posso dire è tipo se lui un giorno vuole andare a mangiarsi la bistecca alla steakhouse, sicuramente io non ci vado perché sicuramente non hanno la scelta vegetariana, ma per il resto tutte le cose, mi chiede sempre comunque le cose, se non sa qualcosa, anche per quando facciamo la raccolta differenziata, se non è sicuro su una cosa dove vada, se vada nel riciclaggio, se vada nell'indifferenziata, se vada nell'uso, eccetera, eccetera, cerco sempre di, diciamo, di informarlo e di dargli comunque più informazioni possibili sulle cose che conosco, giustamente. Poi anche quando mi fa i regali, lui tende sempre comunque a pensare ai miei valori, diciamo, del tipo se mi deve regalare qualcosa di trucchi, creme, che ne so, tipo questo è un esempio così, sa che io sono cruelty free, quindi tende a comprarmi una cosa che è cruelty free, per adesso non mi ha ancora fatto regali inutili, diciamo, perché sa, oppure se non è sicuro di una cosa piuttosto mi chiede ti serve questa cosa, non ti serve, dimmi cosa tu vuoi, piuttosto che comprarmi cose inutili. Questa cosa io la apprezzo molto, non mi dispiace che una persona mi chieda cosa è che vuoi effettivamente come regalo, non mi dispiace perché secondo me si possono anche evitare, sai, quei regali inutili di cose che magari pensi che quella persona la voglia ma alla fine non la vuole. Quindi diciamo che su questa cosa lui ci pensa sempre, poi magari per carità alle volte capita che va da qualche parte e si deve prendere il caffè nella sua tazzina, perché non è che si porta la tazzina del caffè dietro, perché non è un grande amatore di caffè, però ogni tanto può capitare, ma non è una cosa che sto a dire ah ma l'hai detto stronzo, portati dietro la tazzina, che già c'è tipo 70 libri da portare. L'unica cosa che interessava spesso è che appunto che si porti almeno la cosa per il pranzo o la bottiglietta, poi se mangia in mensa, anche in mensa ha detto che lì comunque gli danno sempre i bicchieri di vetro, si possono riempire, si può riempire con l'acqua, quindi diciamo che c'è anche se mangia in mensa cerca di fare attenzione a queste cose, perché comunque hanno detto che ci danno comunque i piatti veri, posate normali, quindi non è che si deve per forza portare dietro posate, robe, eccetera, il che è una cosa molto positiva. L'unica cosa che non ha apprezzato molto è stato il mio declutter supremo
non ho apprezzato molto tante cose, cioè questa cosa del clutter, perché non dico che lui sia un accumulatore di cose, però allo stesso tempo alle volte gli dispiace dare via delle cose, che dici, che è uno di quelli che teniamola che non si sa mai cosa serve, poi io cerco comunque di spiegargli, guarda, questa cosa non la usiamo mai, non ci serve, eccetera eccetera, quindi è stato un po', ogni tanto abbiamo avuto un po' di, non dico dei litigi, però dei mini litigi sul declutter, però sono andate a finire sempre bene perché ho sempre vinto io. E sulle altre cose, appunto, come già detto, cerca di aiutarmi in tutto, cerca di, se non sa qualcosa me lo chiede, se non è sicuro di una cosa me la chiede, cerca sempre comunque di pensare a queste cose perché sa che per me è una cosa importante, quindi ci pensa assolutamente, questa cosa a me fa strapiacere veramente, perché non è da tutti, perché ho sentito dire di tanta gente che magari sono in coppia, che o magari ok, non vivono insieme, però allo stesso tempo magari l'altra persona non gli interessa molto, o l'ecologia non gli interessa molto questo argomento, e a mio parere alle volte può essere difficile perché è comunque un argomento all'ordine del giorno, quindi se poi quando sei anche in coppia, ok, l'argomento che comunque dovresti essere un attimo informato sull'argomento che è comunque sulla bocca di tutti, diciamo, il cambiamento climatico e le cose, tutte le cose inerenti. Però se sei in coppia con una persona, per quella persona questa cosa è importante, a mio parere fai degli sforzi per diciamo anche sostenere la persona in questa cosa e cercare di fare il tuo meglio, perché comunque sono gesti, sono piccoli gesti, perché non è che io lo costringo a fare chissà che, sono cose che arrivano a un certo punto anche automatiche, anche sulla spesa sono automatiche le cose, tipo compriamo questo piuttosto che questo, o andiamo allo sfuso piuttosto che comprare questo, diciamo che sono delle cose che poi si risolvono anche con l'andare del tempo. E magari alcune cose, che ne so, anche sta roba del mangiare carne, io come vi ho già detto non l'ho imposta, è stato lui a scegliere di mangiare le stesse cose con me, quindi a me la cosa ovviamente fa piacere, ma allo stesso tempo non credo che in una coppia per forza, se uno è vegetariano oppure l'altro deve esserlo, quello assolutamente no, però assolutamente mi fa piacere, cioè è una cosa che è uno dei gesti più belli che qualcuno abbia mai fatto per me, onestamente. Quindi io spero solo che, se per caso siete in coppia, se avete un compagno, una compagna, che questa persona vi sostenga in questa cosa, perché è molto difficile se si vive soprattutto insieme, se non c'è un po' di venirsi incontro sull'argomento. Però in caso fatemi sapere come sta andando, se per caso voi convivete, se per caso l'altra persona vi aiuta con il zero waste, o se per caso l'altra persona non può fare niente di meno del zero waste, però vi aiuta lo stesso, se magari proprio ci sono delle incomprensioni al riguardo, che magari l'altra persona proprio non frega niente di niente, quindi non vogliono veramente aiutarvi sulla cosa, fatemi sapere, sono curiosa di sapere la vostra situazione. La mia situazione non può essere più positiva di così, come vi ho già detto, perché essendo che io ci vivo anche insieme, quindi diciamo che il maggior spreco che si fa è sempre in casa propria, allora è molto importante che l'altra persona sia d'accordo con le tue scelte di vita, perché altrimenti non è facile. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, voi fatemi sapere quello che ne pensate, la vostra situazione e tutto quanto, e niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!